È un progetto sperimentale rivolto alle neomamme ma anche ai neopapà delle province di Frosinone e di Latina per accompagnarli nella fase postparto. Si chiama Con te mamma e si propone di aiutare i giovani genitori nella costruzione di una buona relazione con i loro figli nei loro primi mesi di vita. È un progetto inoltre gratuito, essendo finanziato dalla Regione Lazio. Questo è un progetto che si deve integrare con i servizi pubblici, i servizi sanitari, servizi quindi medici, sanitari, eccetera, ma anche i servizi sociali, perché molto spesso le famiglie più fragili, più disagiate, vengono proprio individuate dai servizi sociali dei singoli comuni. E quindi vengono prese in carico, vengono accompagnate, vengono diciamo così, anche aiutate a svolgere quei primi passi di quando appunto ci si trova un neonato e non si sa a volte anche come gestirsi e come comportarsi. Basti pensare al momento dell'allattamento, ma anche diciamo così, le prime malattie, ecco, una sorta proprio di accompagnamento e di vicinanza. Con te mamma dunque aiuta a diventare genitori fornendo diversi strumenti che potenziano le competenze della famiglia. Il progetto viene attuato attraverso esperti nel sostegno e nella cura delle famiglie con neonati. A Frosinone e Latina il progetto lo realizzano le cooperative Altri Colori e Nuova Era, che fanno parte del consorzio Parsifal. Piena condivisione e collaborazione con la Regione Lazio e supporto da parte della nostra amministrazione. La provincia, pur non avendo più delle competenze dirette sui servizi sociali, continua comunque a svolgere un ruolo importante, soprattutto di sensibilizzazione nei confronti degli enti sovraordinati, e la risposta arriva anche attraverso questo progetto. Il progetto si caratterizza per il suo carattere innovativo. È un intervento di assistenza domiciliare, quindi per la prima volta si fa a domicilio, perché si è sempre badato più che altro alla donna durante il parto, ma è rivolto soprattutto al dopo parto, quindi si fa sia per dare un sostegno alla genitorialità ma anche alla cura della mamma, del papà e del bambino.